Noi due, Movimento 5 Stelle e Forza Italia, ci si trova nella situazione che forse non si poteva immaginare dopo la nascita del governo Letta, ovvero che tutte e due siete all'opposizione. Vi trovate in una situazione con una forte polarizzazione sulla leadership del PD, che è anche la guida del governo, e voi siete due tipi di opposizione completamente diversi. Intanto perché i vostri partiti sono completamente diversi, anche se tutte e due guidati in qualche modo o eteroguidati da esponenti non No. del Parlamento. Però non c'è nulla di più diverso che io abbia visto negli ultimi anni che Movimento 5 Stelle e Forza Italia. Eppure siete la seconda e la terza forza, diciamo, numericamente del Parlamento, siete tutte e due all'opposizione e rischiate di sovrapporvi, l'abbiamo visto in parte anche in questo scambio, su alcuni argomenti. È vero che Forza Italia ha una differenza di fondo, che ha contratto proprio con Renzi un patto istituzionale per le riforme istituzionali, legge elettorale e probabilmente anche se mi pare sia in parte disatteso, anche un accordo sulla riforma del Senato trasformato in assemblea non elettiva. Voi temete un intreccio troppo ravvicinato con Forza Italia? Prima di tutto, secondo me, la differenza più grande è che Forza Italia, questo paese, lo ha governato alternandosi col centro-sinistra per anni, per decenni, e ci ha consegnato, almeno alla mia generazione, questo paese. E io potrei qui stare a dire che noi non siamo d'accordo, i romani magari sugli F-35, non siamo d'accordo su alcuni temi, ma il discorso non è questo, il discorso è la credibilità. C'è un'opposizione che in questo momento sta portando avanti delle idee e sta cercando di farlo in maniera credibile e soprattutto coerente. E poi oggi a corrente alterna scopriamo una Forza Italia che un giorno è contro l'Europa e 2 anni fa firmava il Fiscal Compact, che è uno dei trattati che ci dissanguerà. Cerchiamo di parlare di due opposizioni, ma noi almeno siamo presenti in aula. Loro hanno il 40% di assenze in aula, almeno da quello che ho visto e che si può verificare sui siti internet. Quindi, alla fine, maggioranza o opposizione, accordi con Renzi o no, quello che fa la differenza anche alle prossime elezioni europee è la credibilità. Io non mi posso sentir dire da Berlusconi mettiamo in discussione l'euro o il debito o queste cose qui. Avete governato questo paese per 20 anni, avete firmato i peggiori trattati della storia di questa Repubblica, quelli con l'Unione Europea, avete assistito al trattato UE-Marocco che sta distruggendo i contadini della Sicilia perché importa arance dal Marocco e oggi mi vengono a dire in campagna elettorale che vogliono cambiare il mondo. Ma perché non l'avete cambiato negli ultimi 20 anni questo mondo, visto che ne avete avuto la possibilità? E credo che questa sia poi la Sentiamo differenza. la risposta a questo